Hermione, mi spiace dirlo, ma non credo che studiare così tanto ti faccia bene. Se non stai attenta, rischierai di ritrovarti con il cervello fuso. Fermi qui adesso. Questo è Fiero Becco. Bello, eh? Ora, la prima cosa da sapere degli ippogrifi è che sono orgogliosi. Dovete sempre lasciargli fare la prima mossa. È educato, capito? Camminate verso l'ippogrifo, fate un inchino e aspettate. Se anche lui fa un inchino, potete toccarlo. Harry? Ron? Hermione? Chi vuole andare per primo? Saligli in groppa. Bene, immagino che ti piacerebbe volare su di lui, eh? Bene, prendine il maggior numero possibile. Dovrai far prendere a Becco la rincorsa prima di poter decollare. Poi vola verso i pipistrelli e Becco penserà al resto. Forza, vai! Saperci fare! Ti meriti sicuramente una A+.
Ottimo lavoro. Voglio salire su quel bestione. È facilissimo. Non sei per niente pericoloso, vero? Vero, brutto bestione? Malfoy, no! Non stai morendo. È solo un graffio. Harry si diresse all'incontro di Quidditch, ignaro del fatto che quel giorno gli eventi avrebbero preso una piega ancora peggiore. Mentre la squadra di Grifondoro lottava contro le intemperie, improvvisamente Harry vide un enorme cane nero ergersi sugli spalti. Un silenzio lugubre cadde sullo stadio e un'ondata di gelo orribilmente familiare si abbatté su di lui. I dissennatori erano ovunque sul campo e con le grida di sua madre che gli risuonavano nelle orecchie, Harry cadde dalla scopa e perse conoscenza. Harry dormì nervosamente nell'infermeria, sprofondando in sogni affollati di mani marce e appiccicose e di suppliche impietrite. Sentiva un mormorio di voci, ma non avevano alcun senso. Ron? Zitto! So dove si trova Sirius Black e giù nei sotterranei. Seguimi! Ron,